hip hop è morto in Italia. E allora avevamo detto che questa settimana l'appuntamento italiano sarebbe stato un po' speciale, quindi per tutti quelli che ci ascoltano abbiamo in linea, dovremmo avere in linea un calabrese, anzi un calabro, il calabro per eccellenza, ovvero Turi. Ciao Turi. Ragazzi, come va? Tutto a posto? Beh, qui ci sbattiamo con l'hip hop come al solito, come da una vita, ed è un piacere averti in linea, la prima intervista del 2009 con Turi. Speriamo che sia di buon auspicio allora, dai, visto che è la prima. Ah, e innanzitutto posso darti del Turi? Certo che puoi darmi del Turi, mica c'ho 60 anni. No, è una battutaccia per iniziare. Diciamo subito, quanti album sei, Turi? Che tu hai una lunga storia. Allora, io di album ufficiali ne ho fatti, ho fatto un EP nel 99, poi ho fatto un altro nel 2001, un altro nel 2004. Quattro album ufficiali, ma di collaborazioni ne ho fatte tante, soprattutto le ho fatte con tutti. Vabbè, basta magari per gli appassionati digitare sui vari motori di ricerca oppure nei programmi per scaricare, scrivi Turi, esce un bel po' di roba, tante featuring. Ma per un artista comunque che appartiene ad un contesto hip hop, ecco, quattro album, come diresti che sono? Pochi, tanti, giusti? Ne avresti voluto fare qualcuno in più? Che comunque parliamo di hip hop. E guarda, io continuo a farli, però io sono della filosofia di farne pochi e di farne buoni piuttosto che farne uno ogni sei mesi e fare porcherie, capito? Ognuno ha la sua filosofia, cioè la mia filosofia è fare un album pure uno ogni due anni, ogni tre anni, però che comunque rimane, che ha un certo spessore, piuttosto che fare un disco ogni sei mesi e non lasciare niente alla gente. Questa è la filosofia mia, poi ognuno è libero di fare come meglio crede, insomma. Sì, anche perché poi tu hai un tuo stile, diciamo, particolare, la ricerca dei testi. Non è che trovi tanti MC che scrivono testi come i tuoi, che sono abbastanza particolari. Io uno su tutti adesso, il più recente, Capisce, che è veramente un capolavoro. La famosa ricerca stilistica che ognuno ha, tu mi puoi dire tutto quello che vuoi, mi puoi dire che la roba mia non ti può piacere, che non ti piace, però alla fine è lo stile mio, si riconosce rispetto agli altri, capito? Cioè il difetto che c'è adesso è che molti sono si assomigliano, capito? Invece quando sentono me riconoscono che comunque sono diverso rispetto agli altri, e questa cosa qui mi rende orgoglioso, perché vuol dire che comunque in 15 anni di carriera qualcosa di buono ho fatto e la gente riesce a riconoscere il mio stile, capito? Sì, infatti è inconfondibile il tuo stile, tra l'altro in un periodo in cui un po' tutti tendono un po', c'era un'accusa vecchia che si faceva magari negli anni 90, quella di copiare un po' gli americani, diciamo che adesso invece c'è proprio anche nel modo di articolare la voce un copiare gli americani. Non ti sembra che un po' la musica rap si sia distaccata dal contesto hip hop, quindi cammini da solo il rap senza tener conto magari delle varie situazioni che c'erano un po' prima? Cioè magari prima si faceva musica ma sempre tenendo conto dei quattro elementi di hip hop e tutto quello che c'è, adesso mi sembra che sia soltanto un fatto musicale, un fatto di mercato. Sì, purtroppo sì, però sai, dipende dallo spirito che tu hai quando intraprendi questa cosa qui, nel senso che ci sono persone che si rendono conto che fanno hip hop, mentre ci sono persone che invece non gli importa niente, scrivono rap e basta, capito? Purtroppo è una diatriba che va avanti nella vita questa e non ci possiamo fare niente. Comunque Turi, tu mi sembra hai iniziato comunque con Piotta, quindi ti collochi più in una scena, diciamo, romana, però negli anni hai fatto anche album, cioè da solista, sempre alla ricerca di suoni nuovi. Io mi ricordo un pezzo in cui citavi tutti, insomma, gli album più importanti della scena hip hop italiana, cioè anche questo un capolavoro. Sì, un pezzo del 2001, sì. È un ma non è mai capitato che qualcuno ti telefonasse e dice perché non mi hai nominato il mio album? No, non è mai capito, figurati, non è che... Non era quello il senso era comunque fare una roba particolare, la roba particolare è uscita, dando tributo in generale a tutto quello che c'era all'epoca, perché comunque chi ha vissuto gli anni 90 sa benissimo il fermento che c'era e lo spirito che c'era, chi non l'ha vissuto mi dispiace ma non posso stare qui a spiegarlo perché è una questione di sensazioni, capito? Fortunatamente li ho vissuti quegli anni perché ho anche una certa età ed era l'anno in cui forse magari era, non diciamo, più facile uscire con la roba, però era un periodo in cui anche album un po' scrausi, cioè riuscivano ad emergere anche nel palcoscenico musicale. Adesso è tutt'altra roba, però parlaci ora, adesso, in questo preciso momento, cosa stai facendo, se stai preparando... Sto preparando il famoso disco calabro americano, infatti Capisci è un singolo estratto promozionale che anticipa l'uscita di questo benedetto album, che purtroppo doveva uscire già l'anno scorso, ma siccome ho avuto dei problemi personali non mi sono potuto impegnare appieno. Adesso sono uscito da questi problemi e mi sto impegnando al massimo. Tra l'altro sarà una bella roba perché comunque ci saranno collaborazioni con gente underground americana,
con artisti di vecchio stampo italiani che comunque seguono questo trip mio di mischiare l'americano con il dialetto del sud in generale, capito? Quindi il trip è questo qui e sta venendo bene, sono quasi alla fine, mi mancano pochi pezzi per chiudere il disco. E quando prevedi circa l'uscita? Guarda, non voglio fare previsioni, ma se tutto va bene prima dell'estate dovrebbe uscire. Perfetto, e noi del Body Time non vediamo l'ora, perché siamo un programma che spinge la scena italiana ogni puntata, uno, due, tre pezzi, c'è proprio il momento italiano. Tra l'altro questa settimana è speciale perché abbiamo un ospite, un vecchio leone della scena italiana, quale Turi, per far vedere che comunque la scena c'è. Noi ti diamo adesso un saluto a quelli di RVS Radio, ovviamente chiuderemo ascoltando un pezzo che ho scelto io di Turi, cioè Capisce, per dedicarlo a tutti quelli che ci ascoltano. Quindi Turi, ti lascio così farci un saluto e grazie comunque di essere stato al Body Time. Un saluto a voi ragazzi, RVS Radio per Body Time. Turi, mi raccomando, spingete l'hip hop con affetto, fate musica dal cuore, non fate musica finta, mi raccomando. Grazie Turi. Buongiorno a tutti. Grazie Turi, bella. Di niente, ciao. In Italia, l'hip hop è morto. In Italia.